Ed eccoci, e io vedo Giorno bloccato con un'espressione di muta contemplazione del Ma divino, come? ok? Ora ti sei sbloccato, però ti vedo comunque a 8 FPS all'ora. È molto bello tutto ciò perché abbiamo fatto un sacco di prove. Ora ti sei di nuovo, no, ti eri stabilizzato e ora sei di nuovo instabile. Tutto questo è molto bello e ogni volta Molto che ci bello, sono ha io durato fino comunque adesso, ma mi senti creo. almeno No, ti quantomeno? sento, sì, creo una situazione per il quale il disagio assume caratteristiche imperanti all'interno di qualsiasi live. Ma comunque, ciao ragazzi, benvenuti a questa live pomeridiana dedicata appunto a The Division 2. Abbiamo come ospite, poi in realtà è una presenza vista sui nostri canali, Andrea, ovvero Giorno Gaming, che è un esperto, sicuramente un esperto Buonasera a rispetto a tutti, spero che me. vada un po' meglio adesso, Sì, non lo adesso so. va bene, adesso va bene. E Ok. di The Division e per estensione anche di The Division 2 che lui ha avuto la possibilità di testare. E infatti, proprio a partire, diciamo, dalla sua prova e anche dall'articolo che ha scritto sulle pagine di EveryEye ed è stato pubblicato proprio oggi, Francesco, io ve lo linko in chat, parliamo un po' delle novità introdotte in questo importante aspetto dell'offerta ludica di The Division 2. Quindi, come al solito, ragazzi, voi sentitevi liberi di postare delle domande in chat, però, come insomma, di consueto, partiremo dal thread che ha una decina di domande, quindi penso ce la sbrigheremo rapidamente. Sembrate gemelli, ma sì, poi siamo anche nella stessa area geografica, cioè siamo a distanza Ormai è di sempre così. sputo. Se siamo insieme, qualcuno che deve dire che Se ci non per te. assomigliamo, ci deve stare. No, per forza. Poi, tra l'altro, è incredibile che se sei pelato e con la barba, è comunque una quantità sorprendente di Infinita di gemelli in socia. giro per il mondo, eh? È Io ho scoperto così. cugini venezuelani così, all'improvviso. Calciatori. Marco Argentino, ciao ragazzuoli, sono in viaggio di lavoro in Portogallo, ma cercherò comunque di vedervi in diretta. So che presso gli studi di Massive avete avuto modo di provare la zona nera. Rispetto al primo capitolo della serie, riesce a restituire anche qui un senso di ansia, ovvero la sensazione di poter perdere tutti i drop rari per mano di un altro giocatore traditore o per via del cambio di ambientazione. Tutto si è alleggerito. Grazie di tutto, come sempre. Allora, prima di lasciarti alla domanda, io voglio metterci un piccolo inciso, ovvero sono cambiate in effetti proprio le meccaniche legate al rogue agent, ovvero al traditore nel gruppo che affronta la zona nera. Ed è una roba interessante nel quadro complessivo. E ora ti mollo la palla perché ho finito Sì. le idee. Ma allora diciamo che in realtà sì, è stato cambiato, diciamo che è stato più aggiustato che cambiato. L'idea di partenza è sempre quella, quindi ve lo dico già da adesso, c'è il pulsantino per diventare rogue, però diciamo che al suo interno hanno messo due o tre meccaniche che naturalmente si discostano da quelle vecchie. In primis c'è il primo step di Rogue Agent, quindi il primo step di tradimento, chiamiamola così, che è una via di mezzo tra l'esserlo al 100% e il non esserlo, quindi quella roba lì grigia che diventiamo quando decidiamo di diventare traditori, è una via di mezzo. A quel punto lì si può Quindi non decidere sei o di infamino, sparare a diciamo. qualcuno, esatto, infamino, esatto, o decidi di sparare a qualcuno o puoi decidere di far partire, diciamo, una questline, una piccola missioncina che ti porta ad andare ad esplorare diversi computer nella zona per triangolare la posizione di una stanza di sicurezza dove poi riceverai un loot. Diciamo che è una cosa un po', diciamo che la pericolosità in questo sta nel girare nella zona nera con il teschio sulla testa. Certo, comunque. Ecco, un cambiamento che è abbastanza allineato a quello che è lo standard, forse una piccola evoluzione di quello lì che era, insomma, la Esatto, meccanica di diciamo che base in The Division, esatto. nel primo The Division. Tra l'altro, in generale, e qui di nuovo ti do un gancio che poi puoi portare nella direzione che vuoi, in generale, come ti è sembrato, rispetto al primo The Division, l'approccio del team di sviluppo nella insomma, creazione dell'esperienza zona nera? Ovvero,
ci stanno, visto che era uno dei punti critici, specialmente al lancio di The Division, la consistenza dell'esperienza PvP. Sì. Ti voglio chiedere se secondo te, oltre chiaramente a quello che è il bagaglio che si è portato dietro nel corso, diciamo, dell'evoluzione del gioco, il primo The Division, quello che ha portato nel secondo gioco, se c'è qualche cosa di veramente fresco, cioè qualcosa che caratterizza, dà un sapore nuovo a questo PvP. Allora, francamente no, nel senso che quello che loro hanno. Immaginavo. No, sì, perché è così, nel senso loro quello che hanno fatto, secondo me, è stato quello di non, diciamo, sbaragliare quello che hanno fatto nel primo capitolo, perché nel bene o nel male, diciamo che secondo me la zona nera funzionava con qualche piccolo accorgimento, poi naturalmente andava aggiustata. Quella è la direzione che loro hanno preso, quindi la zona nera non sarà rivoluzionata. In primis la mappa, per esempio, anziché avere una zona nera unita, loro l'hanno divisa in tre parti, e quindi ci sarà la zona est, la zona ovest e la zona sud, ognuna caratterizzata in modo diverso dal punto di vista dell'environment, perché avranno appunto palazzi diversi, insomma sono zone della città differenti. E quello che loro sono andati a toccare è principalmente l'esperienza del gameplay vero e proprio, quindi il loro shooting, della capacità di curarsi, della finalità poi della zona nera, che magari sono le cacce all'uomo, che aveva appunto il problema del computer finale, che poi praticamente tutti si ammassavano lì per andare a colpire i Menant. Adesso diciamo che hanno deciso di andare nella direzione in cui, quando uno diventa Menant, c'ha i tre computer. E quindi diciamo che mette un po' in confusione chi si mette alla caccia dei Ok. rogue, ecco. Quindi fondamentalmente è rimasta molto simile, però hanno fatto qualche piccolo cambiamento, ecco, diciamo così. Ok. Ok, generalmente parlando, secondo te, si tratta comunque di cambiamenti che permetteranno agli utenti, anche agli appassionati di The Division, di avere un'esperienza positiva al lancio nel quadro del PvP, o ci saranno, ci so, cioè, ci sono delle perplessità che ti senti di mantenere in questo momento. Secondo me no, cioè, nel senso, secondo me il cambiamento, anche se non radicale, nello shooting e nei gunfight, Frattempo può fa dare una. Sì, partire il gameplay. Scusate, dare non una c'è l'audio sensazione nuova al perché è un gioco. video di giorno, come vedete, con lui che sottoparla, e sarebbe stato un po' un casino. Non ditelo. E quindi sì, secondo me l'esperienza nuova la dà i gunfight, più che le dinamiche vere e proprie del gioco, la danno il modo in cui si Oh, spara, in cui ci si e qui ci muove. arriveremo più tardi perché è una roba Sì. importante. Volevo prima, per recuperare dalla chat, la domanda di Pinturicchio88 che ti chiede, ma graficamente no, perché sembra ancora sotto di tanto rispetto a quanto mostrato alle 3 del primo The Division. Allora, questa è un Certo. po' una provocazione, nel senso che c'è stata quella grossa polemica su come era The Division al primo incontro con il pubblico e poi come si è presentato all'appuntamento con lo scaffale, e tra l'altro è stato uno degli ultimi grandi casi di un po' gambetto, di sgambetto all'hype dell'utenza, Certo. e tutto sommato è una perplessità ragionevole. Però la provocazione in questo caso non funziona nella misura in cui, per quello che ho visto io, The Division 2 non è mai cambiato da come si è mostrato la prima volta a poi quando effettivamente abbiamo avuto la possibilità di provarlo. Sei d'accordo con me? Sì, The Division 2 si è presentato in un modo e noi l'abbiamo giocato in quel modo lì. L'unico neo che probabilmente c'è stato, e che mi riallaccio a un discorso che i ragazzi che sono in chat probabilmente già sanno, perché ne abbiamo parlato ieri, che ieri è uscito il famoso trailer, no? Ieri hanno fatto un trailer sulla storia, era un trailer girato in engine, quindi del gioco vero e proprio, ed era tutt'altro che bello. Ora, io naturalmente avevo sotto gli occhi da giorni ormai il gameplay che avevamo girato in
in Svezia, uh-huh, e mi mordevo la lingua per dirgli: ragazzi, guardate che il gioco finale non è questo. E sinceramente hanno solo non sono montato riuscito... un trailer un po' del cazzo. Non sono riuscito a capire perché hanno montato quel trailer del cazzo, esatto. Quindi io penso che poi naturalmente con tutti i video gameplay che adesso usciranno, giustamente, il punto di vista grafico possa, ecco, essere sciolto, secondo me. Non, diciamo che non è niente che fissa lo standard più in alto rispetto ad altri giochi, ma secondo me è sicuramente leggermente migliorato da The Division 1 sotto alcuni aspetti, però ecco, non è che sia, che ne so, il The Last of Us 2 che aspettiamo da anni, ecco. Allora, parliamo appunto proprio di quello che prima abbiamo saltato a pie pari con l'idea di riprenderlo più avanti, e il più avanti è adesso. La più grande modifica, che poi già l'avevo vista, l'avevo assaggiata la prima volta che ho provato il gioco alle 3 dello scorso anno, riguarda proprio il gameplay, perché uno dei principali problemi al lancio, almeno, e poi questa cosa nel tempo è migliorata, del primo The Division, era che c'era quel fastidioso effetto spugna di stampo ruolistico, che da una parte era comunque coerente con quell'impronta dell'esperienza, però dall'altra era eccessivo e delle volte diventava ridicolo, nella misura in cui dopo aver sparato 400 colpi in testa a un nemico, quello ti ancora ti balonzolava intorno e ti prendeva ammazzate. Quindi questa roba qui possiamo confermare che è stata in gran parte sconfitta in The Division 2, e visto che ci siamo, puoi dirmi un po' come è cambiato il gameplay e anche come sono cambiate meccaniche, come ad esempio quella del colpo speciale, che non c'è più tra l'altro? Sì, allora, innanzitutto ti sfatiamo subito SpongeBob, perché in teoria quella roba lì non dovrebbe più esserci, nel senso, quando abbiamo giocato noi in Svezia era una demo fatta soltanto sulla zona nera, però nella zona nera ci sono i boss, e andando a combattere contro quelli che in teoria dovrebbero essere quelli super mega effetto spugna che c'erano, non c'è più, anche perché... riallacciandosi poi al discorso del gunfight, il time to kill è molto basso sia per i nemici che per noi, e di conseguenza anche nel PvP, quindi le coperture vanno sfruttate meglio, perché altrimenti se stai troppo fuori muori subito, ma lo stesso vale anche per i nemici difficilmente serve più di un caricatore per buttarli giù, difficilmente. Mi è capitato un paio di volte magari con qualche boss che si muoveva un po' più spesso e quindi magari saltava da una copertura all'altra, allora sì, lì ci sta, però ecco, se uno contro uno faccia a faccia, anzi, si rischia proprio di morire, cioè quella roba lì non si può più fare, quella roba lì proprio scordatevela, perché non si può più fare. Già che ci sei, del passaggio tra da colpo speciale, da tecnica speciale, giusto, abilità speciale che dir si voglia, e a terza arma. Esatto, praticamente cosa hanno fatto? Diciamo che soprattutto negli scontri nella zona nera e poi anche nelle modalità PvP, le super, diciamo che erano quell'elemento che dava più fastidio, diciamo, era quello che forse rendeva meno realistico il gioco, no? Il fatto di rianimare, di avere la super coi danni e tutta questa roba qui, era quello che, diciamo, faceva un po' storcere il naso un po' a tutti. Quindi Massive che ha fatto, invece di modificarle, l'ha tolte proprio, e al posto delle super ha introdotto 3 armi speciali al momento, perché hanno detto che poi con i DLC dovrebbero aumentare queste speciali, e lanciagranate, abbiamo un fucile da cecchino stile Barrett, quindi di quelli grossi, e una balestra. Queste qua vanno a sostituire le tre super, e in teoria queste specializzazioni al loro interno hanno anche dei rami, come se fosse, immaginate un classico RPG dove dovevi mettere i punti esperienza, no? Si sbloccano poi le varie cose usandola, quella classe lì, quindi che ne so, al primo livello ti sblocchi la granata di un certo tipo, al secondo ti sblocchi, che ne so, il caricatore più grosso, eccetera eccetera. Quindi diciamo che i cambiamenti grossi per quanto riguarda le super abilità sono stati questi. Molto bene, adesso io tornerei al thread e ti faccio la domanda di Warco. Che chiede: volevo chiedervi se la strada intrapresa da The Division 2 possa fare da apripista per un nuovo modo di intendere i giochi anche nel campo single player, ovvero un mondo condiviso, storia e ambiente in evoluzione in base alle stagioni, espansioni stagionali. Grazie e abbracci maschi. Parte che secondo me questo modo
già ci sta in parte, però chiaramente usciamo per forza di cose dai confini dell'esperienza single player, ma proprio come definizione. Perché il titolo a mondi condivisi, i titoli a mondi condivisi, come per esempio Destiny 2, Sì. già hanno adottato un'impronta che comunque non rinuncia in toto alla narrazione, a una narrazione che magari coinvolge e giustifica la caratterizzazione del protagonista, quindi dell'avatar del giocatore, che può essere un guardiano o un agente di The Division nel caso del Certo. specifico. Quindi già ci sta, già da tempo è aperta questa strada. Ora, se tu intendi come in qualche forma sostituire la strada del single player tradizionale, io ti dico no. Se tu Perché è una cosa che sarebbe controproducente, visto che quel tipo di esperienza ha ancora un fortissimo richiamo per tantissimi giocatori e non deve essere abbandonata mai in nessun caso. Però Esatto. questo non vuol dire che questo tipo di esperienze in qualche forma ibride, perché un mondo condiviso non è un gioco MMO, spesso si fa riferimento a giochi come The Division 2 o anche Destiny come MMO, ma non sono affatto MMO, non sono affatto No, passivi. esattamente. Però possono portare a un ulteriore approfondimento poi di una componente narrativa che possa riuscire a tenere i giocatori ingaggiati all'interno, ingaggiati tra l'altro è un anglicismo del cazzo, comunque coinvolti nelle vicende del mondo di gioco. Anche Anthem, tra l'altro, che tu stasera commenterai live, punta un po' nella stessa direzione. Sei Sì. No, d'accordo in generale con la serie di minchiate che ho detto? assolutamente, nel senso che l'abbiamo visto anche su The Division 1, forse è stato uno dei primissimi a raggiungere questo step che tu hai raccontato adesso, mentre su Destiny ancora a volte, almeno la parte iniziale della cosa è quasi story driven, quindi tu sei lì, devi fare le missioni mano a mano che lui ti dice. Su The Division, diciamo che se tu magari facevi, che ne so, livellavi il personaggio fino a un certo punto, poi tu le missioni della storia le potevi fare come ti pareva, cioè senza una continuazione che era scelta dagli sviluppatori, diciamo così. E quindi sì, confermo che quello che hai detto tu, nel senso in questi tipi di giochi è difficile che ci sia un'esperienza single player. Non basica, però diciamo standard, come ce l'aspettiamo magari su giochi come possono essere, non so, God of War, insomma i classici story driven giochi, questo qua, secondo Ora me. Poi ripasso un attimo alla chat e vado a recuperare la domanda appena fatta da B4 Ball Draken, che chiede: ciao, come gli è sembrato il sistema di movimento? Lo strafe non c'è più, a me i personaggi sembrano lenti e appesantiti. Non è un'impressione sbagliata, però secondo me ha un valore positivo nel quadro generale dell'offerta ludica. Poi tu che ne pensi? Sì, confermo. Io giocandolo, allora, naturalmente mi riferisco a tutti i vecchi giocatori di The Division che hanno tra le mani magari ancora il pad e giocano, oppure hanno negli occhi appunto le immagini del vecchio The Division dove tutto era molto più veloce, tutto tu col joypad potevi fare il famoso strafe, no? Che era il destra-sinistra fatto velocemente, eccetera, eccetera. Quella roba lì adesso non si può più fare perché appunto il cambiamento dei gunfight che ho detto prima riguarda anche questo, quindi bisogna essere un po' più ragionati nei movimenti, sfruttare meglio le coperture, decidere quando uscire, quando stare dentro, insomma è tutto più ragionato, è tutto più calcolato ed è meno spericolato, meno andiamo e poi la famosa chicken dance si chiamava su The Division 1, no? Vedevi a un certo Esatto. punto questi 8 giocatori che non facevano altro che girare in tondo fino a quando poi qualcuno decideva di fermarsi a sparare e poi moriva fondamentalmente. Quindi questo qui diciamo che è uno step che loro hanno fatto proprio per evitare quello e secondo me l'esperienza è diversa, totalmente diversa dal primo sotto questo punto di vista. E poi, naturalmente, se piace o non piace è personale, secondo Io, me. se posso dire la mia, le modifiche introdotte sia al gameplay, cioè ovvero alla resilienza ai danni di umani e nemici digitali, sia questo aspetto, questo cambiamento al sistema di movimento,
contribuiscono a delineare un'offerta di gioco che perde parte delle gimmick che ci stavano, tipo quella lì del Chicken Dance, però diventa nel complesso, anzi può diventare nel complesso più intensa e appagante. Perché? Perché sono più importanti le coperture, che a un certo punto erano importanti sì, ma fino a un certo punto nel primo The Division. Qui chiaramente con queste caratteristiche qui, il posizionamento e di conseguenza anche una certa strategizzazione dell'azione diventano più rilevanti nel quadro complessivo. E nel contesto, certo, pare un gioco che punta a essere un po' più hardcore. Poi che questo sia un cambiamento positivo o negativo, chiaramente non si può neanche stabilire a priori, perché bisognerà assaggiare il funzionamento complessivo del gioco, e quindi è una roba che neanche con la beta riesci a capire del tutto, no, esatto, ma ti serve che il gioco arrivi effettivamente sugli scaffali. Però a me come prospettiva sembra tutt'altro che negativa. Sì, no, confermo. Secondo me è presto per giudicare, se dire ah no, ma il PvP non può funzionare. Anche noi che abbiamo fatto un'ora e mezza, quasi due ore di zona nera, fondamentalmente alla fine siamo usciti di là con sì, ok, abbiamo giocato, però magari sai, non abbiamo avuto tempo di mettere mano alle build, a vedere le armi, a capire quale armi poteva far più danno di altre. Insomma, è stato è troppo poco tempo per esprimere un giudizio completo e dire è meglio o peggio. Va provato, va capito, va soprattutto proprio spremuto fino all'osso per capire poi tutta la questione delle build, della normalizzazione, tutto il resto, per vedere se realmente poi alla fine il lavoro che è stato fatto nella direzione giusta o sbagliata, secondo me. Ora Ramsede77 ti fa una domanda spinosa, sì, ovvero Cronus e simili? Adesso allora fondamentalmente difficile, è un argomento molto difficile, spinoso, come dice lui. Purtroppo ci sono questi ammennicoli, chiamiamolo così, che su console aiutano a fare determinate cose che su The Division rendevano l'esperienza di gioco orribile. E quindi parliamo di apparecchietti esterni, di quelli che praticamente tipo quelli che avete USB, che servono per modificare praticamente l'input del pad nel gioco. Esatto, puoi fare i macro, potevano essere utilizzati per garantirsi vantaggi. Però io credo che siano robe che in generale sono un po' fuori dal controllo degli sviluppatori, cioè nel senso che per quanto puoi cercare di evitare che si creino queste situazioni di svantaggio, puoi far solo fino a un certo punto. Ma infatti il problema principale qual è stato? C'erano delle armi usate su Division 1 che gli sviluppatori hanno cercato di mettere a posto con dei nerf, con delle modifiche all'auto-aim e quant'altro, perché naturalmente venivano sfruttate questi piccoli vantaggi. Quello che posso dirvi io, che su The Division 2 ho provato appunto queste armi incriminate, che appunto sono il fucile a pompa, il SASG, qualche cecchino, qualcosa del genere, e in parte ho rivisto gli stessi movimenti. Quindi come dici tu, gli sviluppatori come fanno a difendersi da una cosa che fondamentalmente non è nelle mani? Quella è una roba che viene fatta da terzi, che purtroppo tra virgolette poi altri terzi mettono degli script per modificare alcuni giochi, e quindi presumo che per loro sia difficile. Quindi la soluzione qual è? O togliere l'arma del tutto, o fare delle modifiche che potrebbero migliorare la cosa. Dire se è stata sconfitta è presto, nel senso che purtroppo poi una volta che il gioco è uscito bisognerà vedere se gli stessi programmatori che hanno fatto quella robaccia sul primo si metteranno a fare anche la robaccia sul secondo. Allora bisognerà vedere. Però ecco, ufficialmente Massive non ha detto niente al riguardo, questo è sicuro. Tornando un attimo al thread, Marco Maric scrive: ciao ragazzi, vi lascio una domanda al volo prima di tornare al lavoro. In questo nuovo The Division ci sono ancora i nemici che ti corrono incontro solo di mazze o spranghe?
Francamente, nel primo li avevo trovati molto sbagliati, facevano un sacco di danno e continuavo a correrti incontro anche se gli stavi sparando incessantemente. Anche voi avete riscontrato questo nel primo capitolo? Sì, nel primo capitolo ci stava. E in questo secondo, guarda, prima di passare la palla ad Andrea, ti Sì. faccio un preambolo. Questa cosa qui ovviamente è stata in parte limitata dal punto di vista dell'efficacia di questi nemici, che sicuramente ci staranno, sicuramente ci staranno. È stata limitata dal fatto che, tra l'altro, torno al Q&A perché si è ripartito da capo il gioco. Sì. Il fatto che comunque il time to kill è drasticamente ridotto ti aiuta a toglierti dalle balle subito, nel caso in cui ci siano, te li trovi che ti corrono incontro. Ora, detto questo, però, c'è da fare un attimino un discorso sull'intelligenza artificiale che lascio fare a te. Nel Ma senso, allora, partiamo, sì, faccio un preambolo io pure veloce qui perché in realtà, giusto per chiarezza, quella roba lì dei tipi che vengono addosso incontro con le mazze, diciamo che era un problema, così come lo erano gli shotgun, perché pure gli shotgun facevano male cani, però è stata, diciamo che quella roba lì è stata già sistemata nel primo pian pianino con le varie patch che poi avevano messo a posto tutto. In questo, sinceramente, nella zona nera non mi è capitato di incontrare nemici di questo genere, però abbiamo visto, per esempio, nel trailer che ci sono addirittura dei kamikaze che ti corrono intorno, non con una mazza, ma con una bomba addosso, addirittura, vabbè, quindi simpatici. simpaticissimi. Mi sono perso la seconda parte. La seconda parte riguardava l'intelligenza artificiale, Sì, ovvero, intelligenza visto che sono artificiale. dei cretini artificiali quelli che te contano un conto con una mazza quando tu c'hai un fucile a 7 canne con 8 caricatori e 5 mirini, è chiaro che lì possiamo parlare di intelligenza, cioè qui com'è cambiata Sì, l'intelligenza artificiale. allora io l'ho trovata migliorata. L'ho trovata migliorata e l'ho trovata anche abbastanza stronza, se si può dire, Poco. perché li ho trovati molto aggressivi in quasi tutti i casi. Quasi tutti. Non ho mai trovato un nemico che a volte capitano che becchi questi nemici che sembra che girano e guardano in aria. Li ho sempre trovati No, io lo faccio nella vita questo, aggressivi, delle volte. Mi fermo e guardo la Madonna, però, vabbè, problema mio. Però l'ho trovati, no, l'ho trovati molto migliorati, l'ho trovati aggressivi, sono veloci, cioè che ne so, se tu sei fermo in un punto, loro subito cercano di accerchiarti e l'ho trovati molto simili, se vogliamo fare un paragone, a come sono i nemici adesso, per esempio su The Division 1, nelle missioni leggendarie che sono quelle più difficili da fare adesso. E quindi no, sotto quel punto di vista anche contro nemici che magari, ne so, classici barra rossa, li ho trovati decenti, Allora, sono io mo ti decisamente mollo una migliorati, sì. doppia domanda. La prima è facile, cioè puoi rispondere al volo, ovvero, visto che era una grande rottura di balle, e diciamo che sto traducendo in alessandrese, il fatto che i boss del primo The Division, nella gran parte dei casi, erano di fatto dei mob potenziati, mob base potenziati, e quindi di fatto non c'avevano una caratterizzazione particolarmente incisiva. La domanda è appunto, questa cosa è cambiata in The Division 2? La seconda domanda che va per dopo è quali sono e come sono gestite, questo ce la fa TRC Ombra, le abilità di cura, visto che nel primo The Division il medico di squadra era una pedina fondamentale. Ok, allora guarda, per quanto riguarda i boss, tra virgolette, noi col fatto che abbiamo cioè questa esperienza che abbiamo fatto in Svezia era incentrata principalmente sul PvP e sulla zona nera e poi il PvP normalizzato. Diciamo che non abbiamo incontrato tantissimi. Abbiamo fatto qualche landmark all'interno della zona nera dove c'erano dei boss e quello che ho visto io, facendone un paio, ho visto che entrambi i boss erano diversi. Che ne so, ce n'era uno che aveva quasi un minigun trasportabile che se lo prendeva in spalla, se lo spostava e ogni volta si sparava. Mentre l'altro era simile a quello che poi si è visto nel primissimo gameplay che uscì, che era quello tutto corazzato, che praticamente non gli puoi far danno fin quando non gli spari a dei punti deboli che lui ha sulla schiena, eccetera, eccetera. E quindi entrambi diciamo che ricalcano più o meno quello che abbiamo già visto su The Division 1, ma sono decisamente più caratterizzati, quindi sotto questo punto di vista ci sta, quindi pollice in su. Abilità di cura.
come avevamo già saputo più o meno da leak, eccetera, non ci saranno abilità di cura vere e proprie come erano su The Division 1, quindi fondamentalmente il medico non ci dovrebbe essere più. Quello, l'unica cosa che si può fare è che, oltre al medikit, che il medikit naturalmente ce l'hanno tutti quanti i giocatori, è quello di usare una delle abilità, che è quella dell'alveare, che è quella che praticamente tu, una volta che la piazzi a terra, può avere un effetto offensivo o difensivo. Quello offensivo praticamente fa uscire dei droni che poi attaccano i nemici circostanti, mentre quello difensivo è quello di creare un'area a terra dove in teoria ricevi un po' di cura. E quella è l'unica cosa che si può fare. Quindi diciamo che c'è una stazione di supporto, chiamiamola così, non è una vera e propria stazione di supporto, c'è, però naturalmente bisognerà vedere come si può usare, soprattutto se sarà forte quanto quella su The Division 1, e soprattutto se può essere messa a punto per creare appunto la classe da medico che c'era su The Division 1. Allora, su queste note qui però voglio farti una domanda io, ovvero sì. Hai percepito, lo so che è ancora un po' presto, però stiamo facendo delle elucubrazioni anche, mm-hmm. Hai percepito un po' un appiattimento del meta, tra virgolette, ovvero del rapporto anche in chiave tattica tra i diversi archetipi dei giocatori, le diverse classi, quindi con una necessità minore di doversi assegnare internamente i compiti per riuscire a portare a casa, che ne so, un determinato ride o una missione di qualsiasi genere? Hai percepito questa cosa? Sì, l'ho percepita, perché fondamentalmente adesso, allora, le statistiche naturalmente ci saranno lo stesso, quindi il giocatore potrà decidere se farsi la build armi da fuoco, eccetera, eccetera, elettronica. Però naturalmente l'uso così, diciamo, limitato delle skill naturalmente porta a un appiattimento, è vero, e soprattutto il fatto di usare non più le super abilità ma le super armi naturalmente porta a dire: ok, se io uso il lanciagranate per distruggere, che ne so, 5 nemici là, io uso il cecchino per quello laggiù, ma fondamentalmente all'interno della squadra è possibile che ci sia un appiattimento, e quindi dire: ok, non fa niente quello che uso, tanto va bene lo stesso. Piccola parentesi, metterei un dubbio su questo, su questa roba qui, perché naturalmente Massive ancora non ci ha spiegato tutte le funzionalità dei gear set che poi ci saranno, quindi tutti i bonus che si potranno avere con l'equipaggiamento. Sappiamo che ci sono tutte queste cose, questi mix che si possono fare tra i vari equipaggiamenti, che ancora non si conoscono bene, e quindi ti dico di sì di primo acchitto, ma aspetterei per dire: ok, no, certo, è tutto piatto, per vedere un po', certo. Chiaro. Come si sviluppa quella parte? Allora, Oxdet sul thread chiede: The Division 2, centrando il suo fulcro nella modalità cooperativa, nel caso si decida di giocarlo in single player, il giocatore verrà punito da questa scelta con la conseguenza di trovarsi in difficoltà nel provvedere alla storia? Prima di rispondere, però, voglio dire una roba. Sì. Questi titoli qui, tendenzialmente, inseguono un po' un'inclusività di base, ovvero, visto che sono comunque destinati al grande pubblico, che poi subirà una scrematura man mano che si andrà a formare lo zoccolo duro di chi rimane, è chiaro che devono fornire a tutti, anche a quelli che magari se ne sbattono le palle di unirsi a 4-5 persone, 6 persone, a un gruppo di persone per affrontare le varie attività, devono offrire anche a loro la possibilità comunque di giocare quantomeno ai contenuti legati alla storia. Quindi, a occhio e croce, certo, come è già successo in passato e probabilmente sempre succederà, mi sento di dirti che sì, la storia potrai affrontarla magari con qualche piccola difficoltà in più anche in solitaria. Le missioni della storia potrai affrontarle anche in solitaria, però The Division 2, come gli altri titoli che rientrano nello stesso genere, tra virgolette, cioè quello del gioco a mondi condivisi con supporto continuo, è chiaramente un prodotto destinato alla cooperativa, cioè essere giocato in cooperativa, e dà il meglio di sé in quel frangente, anche perché ti permette chiaramente l'unirti ad altri giocatori, di assaggiare
le modalità più difficili e quindi innescare quella meccanica di inseguimento dell'equipaggiamento migliore, della forgiatura del personaggio perfetto, tra virgolette, o di quello che per te funziona meglio, e che tutte cose che non puoi fare da solo o rimanendo comunque nello spettro dell'esperienza in singolo, tra virgolette. Sì, no, concordo in pieno, nel senso che, tra virgolette, poi è bella The Division, se vogliamo, ma anche in Destiny in parte c'è questa roba qui, è che i contenuti sono scalati, sono scalabili, quindi un conto è entrare in una missione da solo, un conto è entrare in una missione con quattro persone, naturalmente facendola in solo non sarà mai difficile quanto farla in quattro, quindi diciamo che loro un po' ti aiutano, naturalmente. Cosa cambia? Cambiano i tempi, naturalmente facendo tutto da solo i tempi si dilatano, quindi ci metterai più tempo a raggiungere determinati oggetti, determinate esperienze, eccetera, eccetera. Però nulla vieta di giocarci da solo, certo. Però ecco, ti perdi tutto fondamentalmente. Non tutto, ti perdi gran parte del gioco. Allora, una doppia domanda, una in parte da Elbows11 sul thread che chiede se è confermato che tutti i DLC saranno gratuiti. È Sì. confermato? Sì, è Ok. confermato. Anche Sì, perché sì, sì. poi ormai questo qui è il trend di mercato e di fatto sono pochi quelli lì che continuano a diciamo, seguire la strada del supporto post lancio a pagamento, specialmente parliamo dell'ambito dei titoli a supporto continuo, sono pochi quelli lì che tra virgolette possono anche permetterselo. Dall'altra ci sta Agartha Enzo che dice se si sa qualcosa di un'eventuale modalità simile al DLC Lotta per la vita del primo The Division. Penso sia presto per dirlo. Loro naturalmente non si sono bottonati sui contenuti dei DLC, quindi purtroppo non si sa. Per correttezza, diciamo anche che i DLC saranno gratis, però ci sarà comunque un season pass che per quelli che vorranno prenderlo, naturalmente permetterà di accedere ai contenuti con qualche giorno di anticipo. Solo questo. Faraone 77 butta là un punto importante, cioè giorno sentendoti parlare credo che ci siano le stesse problematiche di The Division 2. Boh, io sentendoti parlare penso che alcune delle problematiche più importanti di The Division 1 siano state in qualche modo risolte. Sì, no, poi non lo so, dipende a che cosa si riferisce, però in parte secondo me. Allora, ti dico francamente, il sistema del ROG 2.0, tra virgolette, di The Division 2 è da provare a fondo. Dobbiamo ancora riuscire a capire bene come andare ad affrontare poi la questione dei computer, delle cose là. Il gunfight, secondo me, ma come ho detto, è una cosa prettamente personale. Potrebbe portare un cambiamento e potrebbe essere migliore rispetto al primo, soprattutto evitare un sacco di casini che si creavano nel primo. Quindi no, nel senso che tralasciando il discorso chiavette, se proprio lo dobbiamo riprendere, che mi piace, a parte quello che naturalmente è un discorso a parte che probabilmente sarà come il primo, il resto secondo me mi sembra buono. Kostank dice: e sulla personalizzazione del personaggio si sa qualcosa? E non ci hanno fatto vedere niente, però penso che siamo sulla falsa riga del primo. Sappiamo già che ci sono delle cose che si potranno trasportare dal primo al secondo, quindi oggetti, eccetera, eccetera. Quindi rimarrà più o meno pressoché uguale. Quindi tu ti crei il personaggio, maschio o femmina, ti scegli il viso, capelli e quant'altro, e poi ti potrai scegliere i vestiti. Quindi l'unica cosa in più dovrebbero essere degli oggetti che devono essere. Possono essere applicati agli zaini, che sono appunto questi ciondoli, queste cose qua, che è una cosa in più, ma tutta roba estetica fondamentalmente. Mad Racing, E no, ok, gli abiti non saranno funzionali, cioè gli abiti sono soltanto estetici. Mad Racing ti chiede se vi hanno fatto vedere la centrale operativa. Ci saranno sempre stazioni per migliorare e modificare gli item, cioè gli oggetti, il crafting, i venditori. Visto Non nulla. ce l'hanno fatta vedere, ma. Diciamo che dal trailer si intuisce quale può essere la base operativa e penso di sì, cioè nel senso non penso che cambiano quell'aspetto lì, anche perché una base operativa con tutto quello che lui ha detto serve, quindi ci sarà sicuramente.
Torno un attimino al thread e ti chiedo se a livello di feeling, questo lo chiede Gianni Mortadella, Io mortadella, buonasera. Washington riesce a rivaleggiare con New York. Una delle mie paure è proprio che l'ambientazione non sia all'altezza del primo. New York era davvero fantastica anche dopo mille mila ore. Sì, però qui ci metto un piccolo inciso personale. Sì, era bella i primi tempi, però poi a mio avviso diventava un po' piatta. Ovvero, la caratterizzazione da New York, era funzionale, ma anche a livello di cromaticità, di variazioni strutturali, in generale di level design, dopo un po' tendeva un pochettino a cedere alla scarsa varietà in termini strettamente stilistici. Allora, secondo me, in parte, nel senso che, vabbè, naturalmente in alcuni punti era non normale ripetizione, ma in altri io penso che loro hanno fatto un ottimo lavoro di dettaglio su New York. Per quanto riguarda l'atmosfera, io personalmente mi trovo in parte d'accordo. Abbiamo tutti l'immagine della zona nera, no? Via, tutto casino, che vedi magari un agente da lontano che non capisci perché ancora non c'è il nome sopra. Insomma, diciamo che quella parte lì aiutava molto il fascino della zona nera, secondo me. Qui, naturalmente, non avendo quell'aspetto lì, diciamo che diventa tutto un po' più visibile, no? E quindi tutto un po' più light, un po' più fresh, però. Mi trovo d'accordo, secondo me anche un po' si è perso, però dall'altra parte, secondo me, c'è un'ottima caratterizzazione di tutto il reparto grafico di Washington, perché anche quella roba lì è fatta molto bene, soprattutto nel modo in cui sono divise le tre zone nere, sicuramente qualcosa verrà fuori di bello, e in più hanno fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda il ciclo giorno-notte, e quando è notte, adesso è notte per davvero. Su The Division 1, quando era notte, più o meno era sempre un po' Alle sei illuminato, e c'era mezza. sempre questa un po' fake light, no? Che non sembrava mai, se era buio pesto. Qui diventa buio pesto, quindi quando è proprio buio pesto non vedi niente, cioè, a meno che non vai vicino a una sorgente di luce non vedi niente. Quindi forse, ecco, quando c'è la notte, allora lì magari qualcosa recuperiamo. No, io nel senso ho l'impressione che sia anche coerente Washington e l'impostazione data in generale all'ambientazione con una diversità, cioè una differenza narrativa di base, ovvero che il primo The Division era ambientato proprio nel cuore, sia dal punto di vista temporale che poi dal punto di vista proprio effettivo dell'apocalisse che investe il mondo del gioco. No? Sì. Mentre a Washington, con l'ambientazione di Division 2, ci troviamo in un periodo successivo, quindi un po' Esatto. un periodo di rifioritura, tra virgolette, no? Cioè, ci si allontana un po' dalla cupa depressione di quello che è chiaramente un contesto terrificante e si comincia un pochettino a respirare un filo di speranza. Credo che sia anche impostato su questo e sul fatto di dover poi favorire la creazione di avamposti, di insediamenti. Credo sia impostato un po' su questo anche il filone narrativo di Division 2. Sì, no, sono d'accordo, è così, anche perché il virus sta per essere sconfitto, quindi diciamo che il pericolo principale adesso non è più il virus, quindi non c'è più questa ricerca anche che c'era nel primo, nella storia della cura, eccetera, eccetera, ma il focus è sull'andare a liberare appunto i civili e andare a combattere tutte queste fazioni che si sono create, eccetera, eccetera. Quindi sì, anche dal punto di vista narrativo ci sta. Quindi diciamo che questo è una continuous che è giusta. Io Mick ti chiede, il loot varia a seconda delle zone o si droppa qualunque cosa in qualsiasi posto? Hanno parlato di una companion app per interagire con le scorte, spostare equipaggiamento da un personaggio all'altro. Ci saranno clan stile Destiny? Un sacco di domande.
Allora, clan in Stile Destiny sì, ci saranno, ma non abbiamo ancora informazioni, però dovrebbero esserci, quindi ricompense dovrebbero esserci esclusive per il clan, punti e quant'altro. E Companion App, boh, mi ricordo che durante la presentazione qualcuno gliel'ha chiesto, ma gli sviluppatori hanno proprio detto no comment, quindi non ho capito se non ce l'hanno oppure la stanno sviluppando, quindi questo proprio non saprei che dire. Per quanto riguarda il loot, anche lì purtroppo la nostra esperienza è limitata, avendo provato soltanto la zona nera, ti posso dire quello che noi abbiamo trovato lì. E quello che si trova all'interno della zona nera saranno due tipi di loot. Il primo non contaminato, scusate, ed è quello che puoi metterti subito in saccoccia. L'altro invece è contaminato, che devi fare sempre la solita storia dell'estrazione. E questa roba qui è diversa perché nel primo qualsiasi cosa trovavi all'interno della zona nera era da estrarre, adesso invece qualcosa te lo puoi tenere, qualcos'altro no. Allora, Scampo chiede, si può tagliare sempre la corda in zona nera? Sì. Sarà Si può, possibile. si può. Coralia invece, sarà possibile applicare delle torce? Le ho viste nel trailer. Delle torce, no. No. Non come oggetto, non proprio. Ok, Non non come c'era mod. niente che si poteva mettere come torcia, no? Gamers for Life, ci saranno luci distruttibili, nel senso, anche ricollegandosi alla domanda di prima, potrei utilizzare il fatto che comunque ci sta un buio delle notti più buie, potrei utilizzare questo elemento a tuo vantaggio, magari, diciamo, rendendo più difficile l'individuazione del gruppo. È una roba che Nel primo si poteva tendenzialmente fare. è, esatto. Nel primo tu potevi distruggere le luci, quindi presumo si possa fare anche qui. Certo, da qui a dire che ti possa dare un No, vantaggio in per quel singolo questo. scontro, difficile, non lo so. Però si può fare. Sì, si può fare. Si sa qualcosa in più sulle nuove fazioni, soprattutto in riferimento a quei misteriosi signori apparsi alla fine del trailer di ieri? No, purtroppo no. No, ragazzi. Nel coso della zona nera che abbiamo provato noi c'erano sempre gli stessi nemici. E quelli nuovi là non so neanche io chi sono. Vediamo un po'. A che ora la diretta su Anthem? Guarda, dovrebbe partire alle 21 se tutto va bene, perché poi prima io ho un'altra live con Schiacci Sempre dedicata al reveal di Mortal Kombat 11, quindi vediamo un Giù di lì, pochettino. dai. Sì, cerchiamo di muoverci comunque, di chiudere i battenti entro le 21 e un quarto, così. Vediamo. Allora, non so se ci stanno altre domande. Ah, quali sono le dimensioni, della zona nera, zone nere? Perché poi dicevi che sono tre parti. Sì, sono tre e sono piccole, nel senso che se vogliamo fare un paragone, secondo me sono grosse quanto due zone della zona nera attuale. Quindi immaginate che perché più o meno ci sono due punti di estrazione in tutte le zone, ci sono più o meno 4-5 landmark in tutte le zone. Quindi non sono grandissime, non sono grandissime. Ragazzi, a proposito del netcode, ovviamente, visto che tutte le prove avvengono in contesti controllati, è difficile parlare di stabilità del netcode a questo punto. Sì, è Un possibile, primo assaggio ce l'avremo, poi solo un assaggio, perché poi in realtà anche quello non è definitivo, con la beta. Ma il discorso è che comunque non è che torneranno. Allora, aveva un problema strutturale il primo The Division, che poi nel tempo è stato in parte arginato. Io credo che il metodo di lavoro e insomma l'infrastruttura ideata per questo secondo The Division tenga chiaramente conto di tutto quello lì che è andato male col primo gioco. Almeno questa è la speranza. Si sa quanti giocatori possono ospitare le singole zone nere? allora, loro hanno parlato un pochino più alto rispetto all'attuale, quindi a quella di Division 1, ma naturalmente non penso, calcolando che appunto sono più piccole, non penso che questo numero massimo intenda il
la singola zona nera, ma penso che sia una cosa per tutte e tre. Ok. Le torrette ci saranno? Saranno come nel primo? Saranno ampliate nei potenziamenti? Ci sono le torrette e sono abbastanza simili, cioè quella che spara, quella che gli dà fuoco. E ce n'è una terza che però non ho fatto in tempo a provare, e che presumo sia quella shock. Quindi penso che almeno le abilità delle torrette sono rimaste le stesse. Ok, Fedus Federico fa una domanda particolare. Si potranno ancora uccidere gli animali come nel primo? Spero di no. Oddio, io non ho visto animali. Giuro, giuro, non li ho visti. Bikubaku fa una considerazione che poi puoi commentare. La verità è che il gioco si è commercializzato per vendere ancora di più e quindi per questo ha reso più facile rispetto al primo. Avessi visto prima questa ispezione di gameplay, neanche lo avrei notato. Spero che la beta mi faccia ricredere, ma a primo impatto mi sembra parecchio spanne sotto rispetto al primo, sia a livello di gameplay sia a livello di ambientazione. Il feeling che ti dà è quello di un gioco che deve vendere, giusto, giusto per carità, ma sacrificando difficoltà per andare incontro a tutti. Io, onestamente, non sono d'accordo per un cazzo. Così, in linea di massima. Cioè, nel senso, può essere anche che occasionalmente il titolo come difficoltà media nel quadro della storia possa essere più facile. Io questo non lo so perché non ho i mezzi per valutare questa cosa qui. Però, se dovessi considerare solo le modifiche introdotte nel quadro del gameplay e nello specifico del gunplay, io onestamente non mi sento di dire che si è fatto un passo netto verso un gameplay più facile. Confermo, anzi, secondo me è il Potenzialmente più contrario. Cioè, difficile, cioè esatto. potenzialmente più difficile perché allora se per te è più facile è che visto il modo in cui funziona magari l'equipaggio, cioè visto l'effetto che ha l'equipaggiamento, parlo delle armi nello specifico, l'effetto è maggiorato, cioè che non sei non sei più, non diventi più intoccabile una volta che hai fatto l'equip della Madonna. E quindi, magari, se ti scontri con un tizio che magari che non è allo stato dell'arte dal punto di vista dell'armamentario, gli sfondi il culo. Esatto. Questa volta qui, invece, mi sembra che ci si stia muovendo un po' più verso lo skill based. Quindi, assume meno rilevanza nel quadro complessivo, ma poi in maniera relativa il grinding, quindi la corsa all'equipaggiamento, ma in maniera sempre relativa, e diventa più importante a questo punto la gestione del combattimento proprio dal punto di vista di posizionamento e mira, perché comunque qui i singoli colpi contano di più, e più in generale è più facile abbattere e venire abbattuti. Questa è l'impressione. Anche perché anche la scelta di togliersi dalle balle robe come la Chicken Dance, che non so abilità, raga, non so abilità, so gimmick, è come quando Sì. la gente schiva i proiettili con le emote. Quella lì non è che sei bravo, sei stronzo, capito? Quindi mi sembra che la direzione sia proprio un'altra. Mi trovi? Sì, no, io sono d'accordo, nel senso che. Ma la sensazione che ho avuto io al passo è proprio quella. Io in un video che ho fatto oggi lo spiego, soprattutto in schermaglia, nel PvP normale. Io mi sono buttato, cioè ci siamo tutti un po' buttati noi quattro lì, come se fosse la vecchia schermaglia, no? E abbiamo preso una batosta incredibile, tipo ci hanno fatto tipo 15-0 lì per lì. Dopo che abbiamo fatto sta Tutto roba, ho che non detto, è che siete gli ok, ultimi stronzi arrivati, insomma. raga. Capito? Allora la seconda, ho detto, vabbè, raga, rallentiamo un secondo, più E infatti la seconda l'abbiamo vinta. Quindi diciamo che non è che è diventato più semplice. Dal punto di vista dei gunfight, secondo me è diventato più complesso da gestire. Col time to kill più basso è
è più difficile persino attraversare una strada, cioè attraversi una strada, c'è qualcuno sono dietro una macchina, ti sponda. E certo, perché e quindi sotto quel punto di vista è difficile. Per come è impostato, i tempi di reazione ti sono concessi, ma sono più brevi. Quindi sì, non è un gioco strettamente hardcore che ti one shottano magari con tutto, che mi sa che col fucile da cecchino con due colpi sei morto comunque. Sì. Però nel senso hai quel tempo di reazione che rientra nel quadro di un FPS con connotazioni cioè di un TPS con connotazioni ruolistiche, no? Però ci arrivi pelo pelo magari dietro la macchina, poi dipende quanto è lontana, mentre a mio avviso nel primo The Division questo lasso di questa concessione in termini di tempo sotto il fuoco nemico era maggiore, quindi te la potevi cavare più facilmente. Io sì, faccio proprio fatica a capire chi dice che è diventato un gioco più facile per far contenti i membri della community, per far contenti tutti i giocatori, anche perché ricordiamoci una cosa, che se The Division 2 esiste è perché gente ha continuato a giocare da Division 1, malgrado i problemi, dall'inizio. Quindi è vero che Ubisoft c'ha sta tendenza a mollare un prodotto sul mercato che magari non è all'altezza del potenziale e poi farlo allineare con quel potenziale nel tempo. Però si spera che dopo aver fatto diverse volte sta menata, questa volta abbia imparato ad allinearsi un po' a quelle che potrebbero essere le aspettative e le volontà della core community, e quindi lanciare sul mercato un titolo che sia un po' più allineato a quelle esigenze lì generale. Sì, sì, no, mi trovi completamente. Fatta eccezione forse, e qui potremmo anche discuterne, sull'appiattimento un po' del meta, che però, ragazzi, è presto definirlo come tale prima di avere accesso all'intera gamma delle build possibili nel gioco. Certo, perché è un'impressione, sì, sì, no, ma loro chiaramente quando vai a fare una prova ti danno delle build tutto fare, perché comunque non ti devi trovare nella situazione in cui sei supporto e quindi non puoi, che ne so, andare a cazzo duro contro le schiere avversarie perché sì, voglio spaccare tutto. Ti devono comunque concedere un po' di spazio di manovra, e quindi è chiaro che questo aspetto qui, che va macinato un po' nel tempo, va analizzato e richiede tempi anche un po' più dilatati, te lo lasciano o per la beta o comunque per il lancio. Quindi io tanto, raga, giorno come qui adesso sarà anche a giocare The Division 2 appena sarà lanciato, sempre sia sul suo canale che sulle, certo, su quelli, certo, di, quindi tranquilli che si ragionerà. E tra l'altro, se ci sarà da menà, non vi preoccupate che si menerà, però assolutamente, però scherzi, l'impressione, ma anche perché se poi se vanno a toccare alcune cose, quelle fondamentali del gioco, appunto come le build, tutte quelle roba lì, stai sicuro che non saremmo soltanto noi a menare, ma tutti. Quindi detto questo, io direi che dobbiamo chiudere, perché io fra 8 minuti dovrei stare a fare un'altra roba con Schiacci Sempre, meno virtualmente. Okay. Quindi ragazzi, è stato bello passare questa oretta in vostra compagnia, spero che siamo riusciti a rispondere tutte le vostre domande, o a quasi tutte le vostre domande, e siamo riusciti un po' ad arginare i dubbi legittimi, per carità, legati al gioco, visti anche i trascorsi della saga. Quindi io ringrazio Andrea di essere stato qui con me. Io ringrazio te, ringrazio voi tutti in chat, raga. Vi saluto, un ringraziamento speciale a tutti quelli, siete stati parecchi, scusate se non vi ho ringraziato strada facendo, che si sono iscritti al canale, grazie tantissimo, spero che rimarrete con noi anche questa sera, perché fra 7 minuti, il tempo si accorcia, sarò con Antonello Schiacci Sempre, sempre qui sul canale di Avriai, a commentare in diretta il reveal del gameplay di Mortal Kombat 11. Ragazzi, è stato bello, abbraccioni maschi e alla prossima. Bella! Ciao a tutti!